Questa cosa dobbiamo chiarirla, eh? Ben ritrovati, un saluto a tutti, come state? Mi raccomando, commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi da questa parte numerosissimi. Ancora un buon weekend, no? Ho visto che la frase, sto leggendo anche in tanti commenti anche su Milanello, eh, e mi raccomando, iscrivetevi numerosi. Eh, la frase di Pioli su Ivra ha preoccupato, scusate, di Ivra su Pioli ha preoccupato e sta preoccupando tanti di voi. Eh, prima leggiamole, poi vi, vi spiego il mio punto di vista. Eh, la domanda era che cosa deve fare per la riconferma pioli lui risponde ibra un po' colpito fa una faccia se potete vedere l'intervista rimane un po' lì risponde dicendo il minimo indispensabile il minimo sindacabile eh, il minimo sindacale deve continuare come sta facendo sta facendo un buon lavoro e siamo felici di lui ok Tradotto qualcuno ha detto allora resta, non scherziamo nemmeno, eccetera, eccetera, eccetera. Sinceramente questa frase mi ha preoccupato zero nell'ottica mia, che sapete non voglio la conferma di Pioli. Eh, ha risposto da pagina 2 del manuale delle buone istruzioni eh, del buon dirigente. Quello che doveva rispondere, ma no, deve continuare così, sta facendo un buon lavoro. Non aggiunge nessuna sfumatura, dice buon lavoro, poteva dire ottimo, straordinario, se davvero volesse, voleva in quel momento difenderlo. E invece dice il minimo, siamo felici di lui, delle frasi, una risposta in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 parole. Eh, mentre nelle altre è stato decisamente più loquace. Quindi non preoccupatevi in questo senso. Non poteva dire diversamente. Poteva magari caricare di più la risposta. Non lo ha fatto. Molto profilo basso, ma non perché ritene che però lei stia facendo un buon lavoro. Falso. Non perché è felice di lui, falso, ma perché deve dirlo. Quindi, ragazzi, state tra il calmo e il molto calmo. Va bene? Per questo dico sempre, dichiarazioni, smentite, va tutto interpretato. E questa è la mia interpretazione, ma sono sicuro di quello che sto dicendo. Commentate, lasciate un like e iscrivetevi qui numerosi. Un abbraccio, ci vediamo dopo.